Arriva una richiesta da un doppio mondo, quello del commercio, che è anche il commercio di prossimità, dei piccoli negozi, e quello dell'offerta culturale. Sono due temi anche molto importanti per quanto riguarda la Toscana. Ci sono anche segnali che vanno nella direzione di ciò su cui la Toscana ha sempre scommesso, insomma. E cioè che sì, è giusto non avercela contro le grandi strutture, contro i supermercati o contro le grandi librerie, anzi sono importantissime. E tuttavia bisogna anche tenere un equilibrio, una presenza sui territori, una vicinanza alle persone che abitano nei paesi, nei quartieri, sia con presenze commerciali e sia anche con presenze di tipo culturale, che hanno una loro autonomia, che hanno un loro profilo, che si differenziano, che garantiscono anche un pluralismo culturale maggiore. Noi abbiamo lavorato per quanto potevamo, da un lato a contenere in modo equilibrato la grande distribuzione per quanto riguarda il commercio, anche con leggi che in qualche caso a livello nazionale sono state contestate. E questo ha senz'altro favorito, a mio parere, anche una caduta dei prezzi in Toscana. La Toscana ha un buon livello di equilibrio anche sui prezzi. Oggi ci viene chiesto da queste librerie autonome di produrre una legge che innanzitutto le identifichi, le riconosca e trovi modi anche per supportarle, sia attraverso la possibilità di fare anche per loro esperienze di stage, di tirocini, ma anche di promozione di attività culturale. E poi anche, io credo ci sia un problema di capire quanto anche le tasse regionali possono, in tempi difficili per la finanza pubblica, venire incontro a questo tipo di realtà. Ad esempio, noi abbiamo avuto grande riguardo in tutta la legislatura a non aumentare tasse per quanto riguarda il commercio minuto. Anche questa realtà bisogna intervenire per proteggerla un po' di più.